Bentornati nel salotto di Studio Mattina, andiamo in libreria per parlare dei musicisti napoletani a New York. Ce li racconta la scrittrice musicologa Simona Frasca. Buongiorno, buongiorno Simona, ben arrivata nel salotto di Studio Mattina. Si può dire una sorta di enciclopedia dedicata a quegli artisti che in qualche modo hanno cambiato la matrice della nostra musica tradizionale. Si può parlare in questo caso di musica transazionale, ovvero che abbandona le radici classiche per dedicarsi in qualche modo ad essere compresa dal popolo, e proprio in questo le grandi immigrazioni hanno aiutato. Sì, l'idea di scrivere questo libro, che poi è una ricerca nata molti anni fa, un po' per, insomma, come sempre nasce per curiosità, ti vengono in mente delle idee, poi ti rendi conto che tirando fuori un capo di un filo viene fuori un mondo intero. E lentamente ricostruendo la storia di questi musicisti emigrati, perché il mio libro e dunque la mia ricerca comincia a partire dalla fine dell'Ottocento, poi si dipana fino al 1895, arriva fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. C'ho una domanda dopo, guarda, mamma. No, speriamo che so rispondere. Me l'ha scritta Ziviello. No, dicevo, tornando alla musica e al fatto che questa musica di per sé si presenta senza confini geografici, grazie proprio al tramite dell'emigrazione, per cui riesce ad espatriare, riesce a diventare un modello musicale proponibile al di fuori dell'Italia, del contesto, diciamo, napoletano e italiano, per diventare poi un modello appunto transnazionale e per assorbire poi modelli che in qualche modo le sono estranei fino a quel momento, per cui modelli, nel caso della mia ricerca, modelli americani, ma non solo. Poi questo è il periodo in cui il periodo a cavallo tra fine 800 e inizio 900, il periodo in cui nasce la musica destinata al commercio, perché nasce il disco, per cui si aprono una serie di prospettive molto interessanti e molto intriganti, non solo per lo studioso, ma insomma in generale per l'appassionato di musica, io penso. Vai col domandone, caro. Senti questa, Maria Silvia. Vai. Addio. Il titolo Bird of Passage non è casuale, perché questi musicisti, compiendo una sorta di backward and forward continuo tra Italia e Stati Uniti, diedero vita ad un interscambio culturale senza precedenti tra la tradizione musicale americana e quella napoletana. Io ringrazio la produttrice esecutiva Maranta De Simone e pregherei la prossima volta di tradurre in italiano, perché non magica. Adesso spiegaci. Straordinaria, per quanto è preparata questa domanda. Ha detto tutto questa domanda. Ragazzi, voi dovete capire che questo libro, in realtà, vivendo a metà strada tra l'Italia e gli Stati Uniti, tu ti devi un po' compenetrare tra tutte e due gli approcci, diciamo, dello studioso, ma dell'appassionato, per cui devi cercare in continuazione di tenere insieme una serie di elementi. Probabilmente stai dicendo che questo tipo di espressione viene da uno studioso che si trova lì, po' come National Geographic. Hai visto i documentari su Napoli di National Geographic? Ah, sì. È proprio una visione completamente diversa dell'altro che ti guarda e tu ti senti spiato. No, ma in realtà gli emigrati vengono definiti così, cioè uccelli di passaggio, perché in realtà l'emigrazione non è un fenomeno che inizia e finisce, cioè chi emigra, anche oggi, ma lo era anche all'epoca, poi ritorna. Ritorna una, due, ritorna varie volte, perché il suo obiettivo è quello di ritornare a casa propria. Ma d'altronde noi lo vediamo anche con gli immigrati che vivono qua. Cioè, loro stanno per un po' di anni qui, poi l'idea è sempre quella di ritornare a casa. Di sollevarsi e poi ritornare. E per cui fai questo passaggio, fosse su un transatlantico, oppure appunto in aereo, ma quello è il movimento, è sempre quello che si ripete. E questa cosa, appunto, cercavo di tenerla nel titolo. Anche se tanti non sono tornati e sono rimasti lì, parliamo ovviamente di Little Italy, vivendo negli Stati Uniti, a New York, come se vivessero qui, cioè, ma sì. Prima che la comunità di Little Italy fosse in qualche modo mangiata da Chinatown. Sì, certo. Sì. Quindi comunque una realtà italiana spostata totalmente lì, che ha costruito anche dei divi lì che sono diventati famosi qui, anche se non sono mai tornati poi fondamentalmente. Ma infatti io avevo, in realtà poi da questo libro, che è stato un po' un terreno di lancio per varie altre cose, perché avevo montato un piccolo documentario che ora verrà presentato alla rassegna A Corto di Donne, che fanno a Pozzuoli sul cinema al femminile, nella sezione documentari, e nel suo piccolo ha partecipato a altre manifestazioni di cinema etnografico e comunque legato poi ai contesti di emigrazione. E in realtà la cosa interessante è che quando io incontravo questi personaggi, alcuni dei quali molto anziani, non tutti ma insomma alcuni,
In realtà loro mi parlavano o in napoletano o in inglese. Certo. Poi c'è proprio l'esperienza dell'italiano, era assolutamente estranea. Cioè, loro capiscono l'italiano, lo parlano, ma a fatica. Però poi in realtà era l'idea di mantenere un contatto proprio più che altro emozionale con me, che venivo da Napoli e che volevo interrogarli proprio sulla loro esperienza, e in qualche modo loro poi hanno rimosso, perché c'è il problema del pregiudizio razziale che è stato fortissimo sugli italiani, e insomma queste considerazioni. Ma tu senti quest'aria internazionale che si respira grazie alla presenza di Simona Frasca? Sì. E del suo libro. Caspita. Guarda. Miss Riccio, do you want to ask a question? Yes, I do. Simona Frasca, saggista, critico musicale, nella valigia dell'emigrante americano, dell'emigrante napoletano in America, musicista, c'è Napoli, c'è il Vesuvio, c'è Mergellina, ma ci sono anche le grandi feste come la Festa del Giglio e la Piedigrotta. Lo scorso anno al Palazzo delle Arti di Napoli Simona Frasca ha tenuto un reading relativo proprio alla Piedigrotta, che abbiamo scoperto c'è anche a New York. Sì, sì, la Piedigrotta è un grande contenitore, è stato contemporaneamente alla Piedigrotta nostra napoletana, e per certi versi poi si è mantenuta in vita anche in maniera intermittente, ovviamente anche insomma fino a qualche decennio fa. Ed è interessante perché lì, e poi nei festival, nel momento della musica dal vivo, che poi non era soltanto musica ma erano pezzi recitati, c'erano anche i primi film muti musicati dal vivo, quindi cioè, è appunto un contenitore di varie cose, in cui la tecnologia era appunto forse la cosa più interessante, perché c'era il cinema delle origini, c'era la musica che poi finiva su disco. E la Piedigrotta sì, aveva una sua, un versante italo-americano molto molto interessante, e tra l'altro nelle varie diciamo così, nei vari report che facevano sui giornali, perché tra l'altro c'erano un sacco di giornali italiani a New York, c'era una stampa molto molto attiva, giornali di vario tipo, politici, di costume, settimanali, quotidiani, quindi era molto intensa l'attività editoriale da questo punto di vista, e c'è sempre questo riferimento alla Piedigrotta, ai cantanti, ai premi, e al fatto che la Piedigrotta coloniale, cioè italoamericana, è differente da quella napoletana, pur mantenendo la tradizione. Beh, c'è sempre questo aspetto di noi siamo diversi, però siamo sempre lì. C'è questa dualità dell'emigrato che in qualche modo è la sua ricchezza, ma è anche la sua croce, perché comunque è difficile stare con, insomma, in due situazioni geografiche, anche culturali, completamente diverse tra di loro. Ma è vero che ci racconta anche gli anni della nascita del Foxtrot? Sì, è perché quello poi tutto viene un po' tutto insieme. Cioè... Tromba, Foxtrot, grammofono, tutto sì. È nato lì. Sì, perché poi... In realtà il fatto significativo, ritorno appunto alla questione del disco, che secondo me è molto interessante, gli Stati Uniti sono un paese enorme rispetto all'Italia, quindi tu per farti conoscere, loro facevano delle tournée, soprattutto sulla costa orientale, quindi New York, Boston, insomma le altre città, talvolta si trasferivano, andavano sulla costa occidentale, ma insomma muoversi era difficile, quindi, però il disco ti permetteva di avere una specie di biglietto da visita. Io sono questo, faccio queste cose e poi organizzo magari eventualmente il tour. Quindi, come dire, fa parte poi di un mondo che è il mondo del blues, del jazz degli inizi, insomma, che è molto interessante. E anche la nostra canzone, come quella poi emigrata, ma insomma anche di altri contesti europei, si inserisce in questo mondo brulicante di cose interessantissime. Allora, c'è ad esempio un documentario molto bello curato da Pasquale Chalot, però adesso non mi ricordo il titolo, che va a New York e parla di cantanti che resistono ancora in questo momento napoletani, proprio abbarbicati a quella radice. Quindi in effetti si potrebbe fare una seconda parte di questo libro, sì, che arriva fino al 42 e poi farlo arrivare quantomeno fino agli anni 80. Del resto anche la sceneggiata napoletana è stata rappresentata a New York, vedi, a discoteca di Nino D'Angelo. Ma che bello! Che citazione. C'era anche Fortuna Robustelli, che è scomparsa, ma insomma lei è famosa a New York. Ma che bello, anche il grande campione. Anche il campione. No, ma infatti è quello, sì. Ma ci sono sia queste, diciamo, quello che resta di questa tradizione è ancora, diciamo, interessante. Poi c'è il momento dell'integrazione, per cui poi molti cantanti si integrano e molte canzoni si integrano, e quindi, cioè, un esempio, uno degli esempi più interessanti secondo me è Oi Marì di Lui Prima,
che è un pezzo napoletano, ma tu lo riconosceresti mai? Cioè lo riconosci perché c'è a un certo punto il ritornello che ci racconta che è quella canzone lì, ma di fatto poi è diventato tutt'altro. Per cui anche... È uno swing, no? Dovrebbe essere. Beh, sì, sì. E anche la tradizione poi legata, che ne so, ai crooners, Frank Sinatra, in qualche modo, insomma, un po'... sono debitori in maniera ovviamente indiretta, perché non è che stai lì a rintracciare le tracce poi di cose, diventa difficilissimo, però c'è questo filo che lentamente si arriva fino un po' ai giorni, diciamo, nostro, comunque un periodo un po' più attuale. Malvone, lei sa che cosa dice la critica di Simona Frasca e del suo libro? Glielo dico io, così invogliamo le persone a casa ad acquistarlo, tra l'altro. La Frasca è riuscita a districarsi attraverso un terreno difficile, ma soprattutto è riuscita a far emergere il dialogo culturale che ha portato all'incontro tra i musicisti italiani e quelli afroamericani, ma anche del contributo dei nostri conterranei alla storia della musica statunitense. E che, vi sembra poco? Ci sei riuscita tu. Il libro da chi è stato edito? E chi è edito il libro? Diciamo. Libreria Musicale Italiana. Importante, certo, è importantissimo. Sì, una libreria, è una casa editrice di Lucca, che di solito fa cose serissime, cioè fa Mozart, e poi invece ha fatto anche questo. No, vabbè, la cosa che mi faceva piacere dire è che questo libro verrà tradotto poi, insomma, nel 2013 negli Stati Uniti. Infatti in questi giorni sto lavorando alla traduzione del libro, quindi all'aggiornamento di alcune cose. È uno spettacolo teatrale e musicale con Giovanna Giuliani, Massimiliano Sacchi e Giulio Fazio. Abbiamo fatto un piccolo teatrale. Sì, sì, con i testi musicali, ma non solo, del libro. E alcuni di questi materiali sono poi confluiti in questo progetto su cui stiamo lavorando con Maurizio Dittura, cioè Mario Gioia, che è insomma un cantante e attore napoletano interessante, molto appassionato di canzoni napoletane, che sta facendo una specie di docufiction su alcune tipologie dell'italoamericano. E quindi mi sono occupata di scrivere la storia del musicologo, che sarà interpretata da Bart Young, che sarebbe il cognato di Sylvester Stallone in Rocky. Ah, e quindi per tutto... proprio uno scemo. Senti, in 5 secondi, Federica Riccio, ultimissima. Sai con chi collabora Simona Frasca? Con chi? David Riondino. Ma dai, ma è un grande David Riondino. Complimenti, sì, Simona. Ricordiamo ancora una volta il libro. Birds of Passage, i musicisti napoletani a New York dal 1895 al 1940, scritto da Simona Frasca, edito da Libreria Musicale Italiana. Davvero un lavoro molto interessante per gli appassionati della nostra cultura. Complimenti ancora una volta a Simona Frasca. Adesso, su Fidanzata di Francesco Paolo Antoni, ma iniziate a prenotarvi 0814100077, perché dopo si gioca.